realizziamo un dolce facilissimo e velocissimo da preparare. Infatti è senza cottura, senza burro, senza niente. No, ma non direi proprio senza niente perché, come vedi, ci sono tanti golosi ingredienti sul tavolo. E sono 350 g di biscotti al cioccolato. Io sto utilizzando i batticuori e un altro tipo. Poi crema spalmabile alle nocciole, zucchero a velo quanto basta, 200 g di ricotta ovviamente sgocciolata e 125 ml di latte. Ci stanno benissimo inoltre se ce l'hai delle gocce di cioccolato. Come vedi ho ridotto i biscotti in farina con l'aiuto del frullatore ed adesso ci vado ad aggiungere il latte. Mescolo per bene, poi verso il tutto su un foglio di carta forno e con le mani formo un panetto. Compatto quindi bene il tutto. Questo è un dolce perfetto per la merenda dei bambini perché si prepara in pochissimi minuti e poi è super cioccolatoso, cosa che ai bimbi piace un sacco, ma anche a me, devo dire, perché sono cioccolato dipendente, se non si è capito dalle mie ricette. Avvolgiamo nella carta forno, riponiamo in frigorifero ed intanto prepariamo la crema. In sostanza dobbiamo solamente ammorbidire un pochino la ricotta, aggiungendo un po' di zucchero a velo, niente di più facile. Se vuoi aggiungere le gocce di cioccolato, è questo il momento per farlo. Stendiamo il panetto ottenuto tra due foglie di carta forno, formando un rettangolo. Cospargo la superficie di crema pan di stelle e di crema alla ricotta. Lascia liberi i bordi perché altrimenti ti verrà male arrotolarlo. E aiutandoci con la carta forno, arrotoliamo ben stretto. Con estrema felicità ne vado ad assaggiare uno, anzi direi mangiare. Mamma mia, che golosità unica! Buon appetito a me! Libidine, pura, è semplice. Libidine, mamma mia che buono, non puoi capire. E si impiega proprio un attimo a farlo. Mamma mia, con questo si ingrassa. Nel senso, un morso tira l'altro. Io questo me lo finisco. Quello è poco ma sicuro. E se la ricetta ti è piaciuta, iscriviti, regalami un like e condividi questo buonissimo rotolo sui tuoi social.